Concludiamo questa celebrazione di suffragio sempre incensando la salma, schiareggendola con l'acqua benedetta, in ricordo del battesimo. Facciamo per la dignità che crediamo di avere grande agli occhi di Dio, la dignità dei figli, e se figli allora anche eredi, eredi di Dio. Rinnoviamola questa nostra fede, invochiamo il bene della fede mentre i gesti vengono compiuti. Uniamo ora l'invocazione che innalziamo al Cristo, agli angeli e ai santi, ripetendo: accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua. Ringrazio a nome dei familiari, dei parenti, voi tutti che avete trovato modo di essere presenti a questo momento con loro, per ritrovare il tempo di esserci fisicamente e anche di fare dono della vostra presenza orante qui in chiesa. Concludiamo facendo nostra questa orazione conclusiva. Ti raccomandiamo, Signore, tuo servo Nello, che, lasciato questo mondo, possa vivere in te. Con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che, per la fragilità della carne, ha commesso in questa vita. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie.